Mio nonno ha sempre avuto le api. Da che anno? Più o meno? Mio nonno era del 73 e le aveva già da giovane. 1873? 1873. Sempre lì a Mazzà? Sì. E ha sempre avuto le api. Ne aveva tante. Ai buoni villici. Poi io da giovanissimo. Suo padre niente. Mio padre si è mai occupato di api. Quindi è passato dal nonno al nut. La necessità di... Sì, è tiraune. Era una passione. Sì, era una passione. E mio padre ha mai avuto questa passione. Io ho cominciato da giovanissimo e sono stato a Torino da Don Angeleri, che era ancora Don Angeleri, in via del Cresto. Aveva fatto dei corsi a Susa Don Angeleri. No, io non ho visto Susa, l'avevo visto a Torino. A Torino. Aveva la casa del Bombiere in Corso Giulio. Sì, in Corso Giulio. La mia prima arnia a favo mobile e ho cominciato a fare il travaso nelle arnie a favo mobile presso nella mia giovinezza. Sì. Poi 50 anni quando le api e adesso andiamo a degli attrezzi, cominciamo a degli attrezzi un momentino così spiega, cominciamo da questo qui, va. Questo è un smelatore artigianale. Non mio, me l'ha donato un vecchio apicoltore di Amazzà. E meno di che anno è questo smelatore? Non glielo so. 1900, metà 1900 forse. Penso qua, sì, a metà di 1900. Quando si è cominciato a voler vendere il miele in vasi, allora, e che prima si vendeva invece a pezzi di favo. A pezzi di favo. Come quelli che abbiamo, sì, abbiamo la prima. Quanti ci stavano? Cos'è, due favi per volta? Ci stavano due favi da nido, quattro favi da nevario. Smelavate anche dal nido? Ma non penso che allora si... Diciamo che era fatto che portava anche il nido. Ecco, invece mi ricordo molto bene. Invece questo qui... No, avevo queste armi qui o altre quadrate di assi di tavole di nero. Con questi coltelli tagliava il cavo, giù così, con questo passava così, tagliava il cavo orizzontale e tiravano sui pezzi di tavolo e le mettevano dentro dei recipienti da portare. Quando è che lo levavate? Che aveva detto? Ecco, ma il miele allora si levava nella settimana santa, a Pasqua. A Pasqua. E si levava. Dell'anno dopo. Sì. Si levava quello che nell'inverno le api non avevano mangiato. Quindi si rispettavano le api, si dava lasciare al mangiare. Che c'era molta abbondanza, le api nell'inverno non avevano consumato tutto il miele, allora si toglieva una parte di questo miele. È di primavera. E poi lo spremevate col torchio, no, niente, vendeva, sempre per il favo. Mio nonno vendeva sempre. Quindi niente torchiatura, favo, niente. C'era la per la famiglia. Sì. E qui c'era già il melario anche del Bugno, sì. Infatti questo. Quello è già un melario. Una casetta che c'era il nido dove le api vivono e poi di primavera si metteva la parte superiore. E questo si poteva portare già da autunno per poter offrire del prodotto. Se lo leva, faccio vedere le api, mi fa vedere dentro come si agganciavano i favi. C'erano dei spuntoni, ricordo, perché agevolasse che i favi e la pesantezza del miele non le facesse crollare. E quindi si agganciavano quelli. E poi qui abbiamo l'apicoltura moderna, sì. Le armi nuove, poi i favi. Questo affumicatore invece col congenino per questo cosa? Questo è di origine tedesca, sì. Si chiama il Vulcan. Ah, il Vulcan. Ecco, è un motorino tipo c'è una ventolina lì dentro. E una ventolina caricando da qui sì. E sbloccando mandava su aria per poter fare il fumo. Sì. E poi qui abbiamo... Era di che età? Più o meno non sa di quanti anni è. Ma questo l'ho già comprato io quando ho cominciato... Ah, quindi era già... non so, direi 50 anni fa. Sì. Adesso si usa tutti i motori tipo questo. Sì, questo sì. È vecchissimo, in alluminio. E ora sono in acciaio. Questo invece? Questo qui invece questo? Che spiega? Questo è uno stampo per fare i fogli interi.
che sono questi, che poi noi usiamo da mettere nei telalini per l'apicoltura nuova, moderna, che le api poi costruiscono, allungano le celle e riempiono di miele o di cova. Questo si usa facendo scaldare la cera, guardando un metro di cera lì, sullo stampo liquido, e si chiude lo stampo e vengono fuori poi sullo cere. Stampo mettevate l'acqua mielata per distaccare, sì, cioè si metteva dell'acqua mielata, sì, in modo che non attaccasse la cera, e poi come lo raffreddevate? Lo lasciate raffreddare ogni cosa? No, senza... si lasciava raffreddare non troppo, perché poi si spaccava quando si tirava, poi via. Diventava troppo fragile, si portava via, si doveva staccare ancora tiepido. Sì, 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 che fosse morbido ancora, però non c'era nessun raffreddamento d'acqua, no, d'aria, niente, era naturale. L'aria lì invece? Un'aria già razionale, con i telalini, era coinventata di paglia attorno per il rigido inverno di montagna. E nel si era data anche il trasporto, perché si poteva chiudere. C'era anche la chiusura. Qui è quando claustravano le api, quando le chiudevano proprio. C'era una volta la moda di claustrare proprio le api? No, qua no. Perché so che le chiudevano proprio, le claustravano. Niente. Tutto lì? Tutto. Grazie. Adesso mi preparo, poi mi fa la foto. Vi faccio la foto. La devo preparare.